L'arbitro è pronto e i ragazzi pure. 3-2-1, via. Palla del Vesignano. Rimessa per il Vesignano dall'altro lato del campo. Orsi avanza sulla fascia. Ferraro, poi ci prova Orsi e gol. Rete di Vinicius Orsi per il Vesignano. Ed è già 1-0 per i padroni di Cani. Provocato da Metallo. Metallo intercetta palla in rete. Bellissimo, ha fatto tutto Metallo, tutto lui. 2-0. Ma l'arbitro concede palla ai blu cerchiati. Metallo però è pronto, il tiro in rete, doppietta di Marco Metallo. 3-0 per il Bis. Al momento tutti i suoi compagni sono fuori dall'area di rigore. Chissà quale schema avranno in mente ora. Qui siamo tutti curiosi. L'arbitro fischia, Metallo, Iaquinta sinistra, rete! Rete strepitosa di Mattia Iaquinta! È il suo secondo gol in campo. Metallo, prende palla, Bier, e rete, rete di Maurizio Bier, il Vesignano non si ferma più. Su rotella. Orsino avanti per Ferraro, gestisce palla, ora deve andare col sinistro, e rete, rete di Alessandro Ferraro. 6-0 Ferraro. I meritatissimi cori per lui, e l'arbitro fischia la fine del primo tempo, parziale 6-0 per il Vesignano. Fischietto in bocca, tutto pronto. E via alla seconda parte di gioco. Si riparte da Delizia della Mandea, ma c'è subito Orsa. Iaquinta deve recuperare subito perché ha sbagliato anche lui, ma la palla finisce fuori. Due giocatori a terra, l'arbitro segnala che è quinto fallo e ammonisce Iaquinta. Il Bisignano. E si riscalda Andrea Vesignano e continua a riscaldarsi anche Daniel Vesignano, uno dei più piccoli della squadra di Vesignano, capitano della Juniores. Prova Metallo, rete, colpo secco, rete di Metallo, tripletta. Dall'altro lato del campo c'è comunque Iaquinta che segue l'azione e poi la palla finisce fuori. E finisce qui la 16ª giornata di campionato. Vince il Vesignano contro la Mandea per 7-0. I nostri marcatori, Orsi, Metallo.